Ciao a tutti, mi chiamo Deborah Chiesa, ho 25 anni e sono una tennista professionista. La mia giornata tipo inizia alle 6:15, mi sveglio, faccio colazione, mi vesto e più o meno alle 7:15 esco di casa. Alle 8 sono in palestra dove inizio la mia routine di riscaldamento, risveglio muscolare e warm up per poi alle 9 essere in campo da tennis ovviamente, ad allenarmi. Di solito mi alleno per 2 ore circa, poi torno a casa per pranzo e dopo pranzo ho giusto 40 minuti per riposarmi appena e poi ritorno al circolo e dalle 3 alle 6 più o meno mi divido di nuovo tra campo da tennis e palestra. Una volta tornata a casa la sera e alla fine cucino e ceno perché il tempo è molto poco e se ho tempo dopo cena dedico ovviamente un po' di tempo allo studio. Una persona che mi ha ispirata a diventare la ragazza che sono oggi è sicuramente mia mamma, che mi ha trasmesso tanti valori, mi ha dato un'educazione rigida, ma allo stesso tempo mi ha dato tanto tanto affetto e ha sempre creduto in me, è la mia fan numero uno, come del resto tutta la famiglia, ma lei in particolar modo, è la persona che mi conosce meglio. Quindi è quella che è in grado di spronarmi e magari di insistere su certe cose, ad esempio grazie a lei mi sono buttata e mi sono iscritta all'università in un periodo un po' difficile della mia vita ed è una cosa per la quale la ringrazierò sempre. Quale consiglio darei a una ragazza che vorrebbe fare il mio stesso lavoro, la mia stessa professione? È quello sicuramente di buttarsi, di crederci, di avere fiducia in se stessa e soprattutto di non mollare mai. In qualsiasi sport fatto ad alto livello è molto duro, sia mentalmente che fisicamente, però penso che se una ragazza ha la passione o comunque la determinazione di raggiungere determinati obiettivi, è veramente una professione molto molto soddisfacente poter fare dello sport il proprio lavoro. Quindi auguro a tutte le giovani ragazze che vogliono intraprendere questa carriera e perché no tennistica di non mollare mai, di crederci sempre e avere tanta fiducia in loro stesse.